Questa non ci voleva. Forse è il caso che mi compri un cellulare. L'hanno ammazzata. L'hanno ammazzata. Questa scampagnata imprevista si sta rivelando molto interessante. Serve una mano, buon uomo. Ciao, Lori. Anagramma c'è? Sì, ciao, Paul. È nel suo ufficio. Ciao, Tullio. Hai un minuto? Oh, Paul Renault, il falco in persona. Cosa posso fare per te? Il nome è Ugo Ancillotti. Ti dice niente? Questa è una brutta storia, Paul. Una brutta e vecchia storia. L'omicidio del Corpus Domini il 5 giugno 1947. La sua fidanzata, Elvira, fu barbaramente trucidata vicino a casa. Il delitto fece molto scalpore in tutta la nazione. Tanta efferatezza su una ragazza così bella reclamò le prime pagine di tutti i giornali. Urgeva trovare un colpevole e incastrarono proprio Ugo, il fidanzato. Due processi e 3 anni di carcere prima di venire assolto in via definitiva. Il vero assassino non fu mai trovato. E stranamente, dopo poco, tutta la faccenda finì nel dimenticatoio. E tu, invece, cosa sai? Assolutamente niente. Ho solo conosciuto Ancillotti stamani e credo che andrò a sentire la sua storia. Vado a cercare il capo. A chi vuoi che interessi un caso di 50 anni fa? Ho detto di no ed è no. E non provare a fare di testa tua come sempre. Non mi permetterai mai. Marco. Chi si rivede? Il mitico Falco. C'è qualche uscita in programma? Esattamente. Hai mai sentito parlare di Toiano? Allora siamo d'accordo, signor Ancillotti. Saremo da lei domani verso le 14. Ottimo, Nazareno. Ci siamo. Lascia l'attrezzatura in macchina. Deve sentirsi libero di dire ciò che vuole. Buongiorno, Ancillotti. Le va di continuare il racconto di questa mattina? Va bene, venite dentro. Ventiquattro mesi di carcere, lo sa? Dopo la guerra fui deportato a Norimberga e da lì a casa. Me la feci quasi tutta a piedi. Alla fine di una guerra non c'è tempo per tante chiacchiere. C'è solo da lavorare, lavorare sodo. Una domenica ad una festa da ballo in casa di contadini, al suono di una fisarmonica, conobbi Elvira. Tra me e lei sbocciò l'amore. Ci volevamo bene, molto bene, con i nostri alti e bassi, come tutti del resto. Un giorno arrivò una lettera anonima che mi parlava di Elvira come di una poco di buono. Non le diedi peso e non ne parlai mai con nessuno. Anzi, decidemmo di sposarci la primavera dell'anno seguente. Ci volevamo sposare in maggio o in giugno. La madre di Elvira, benché contentissima, ci impose di aspettare la battitura del grano, perché senza l'aiuto di Elvira si sarebbero trovati in difficoltà. A malincuore accettammo. Eravamo giovani, un mese in più ci sembrava poca cosa. Oggi so quanto mi costò. Mi raccomando di non mancare al vespro delle 5. Iniziò come un giorno felice il 5 giugno 1947. La mattina eravamo stati alla messa a Toiano. Avevo promesso ai miei che sarei tornato per il pranzo, quindi salutai la mia bella Elvira. Dopo mangiato sarei andata a riposarmi, quindi le dissi che ci saremmo visti direttamente a Toiano. Vado a prendere l'acqua alla fonte. Va bene, non fare tardi. Iniziò come un giorno felice il 5 giugno 1947, ma era solo l'inizio di un dannato incubo. Mamma mi svegliò tardi dal pisolino dopo pranzo. Presi una scorciatoia,
che non passava davanti a casa dell'Elvira. Così arrivai in paese, in chiesa, ma non la vidi. Non ricordo chi mi disse dell'omicidio, ma le sue parole imbarazzate erano pesanti come macigni. Presi una bicicletta che era lì, non so di chi, e corsi verso il bosco. A volte è difficile ricordare. Continueremo la prossima volta. E ora? E ora andiamo in archivio. Dobbiamo cercare tutti gli articoli usciti su Toiano e su questo caso dal 47 a oggi. Non sarà certo un'impresa facile. Quando si mette qualcosa in testa non si riesce a smuovere. Guarda, Paul. Qui c'è qualcosa di strano. È come se mancassero delle pagine. Fammi vedere, Nazareno. Dovremmo tornare presto da Ugo. Ma come è potuto succedere? Così, a quanto ho capito, si dovevano rivedere. Non ci voleva proprio un curioso che ficcasse il naso in questa vecchia storia. Proprio adesso che stavamo per concludere l'affare. Dobbiamo fermarli prima della vendita. Certo, non sa chi sono i conti Tals. Buongiorno, Ugo. Buongiorno, Paul. Allora, dove eravamo rimasti? Non lasciammo l'Elvira nemmeno per un istante. Il sabato, il corpo di Elvira venne portato nella cappella di San Michele con l'assenso del pretore. C'erano molti giornalisti di vari giornali quel giorno del 7 giugno. Il maresciallo Fiorani fece iniziare subito le indagini. Il caso viene affidato al maresciallo Leonardi. Secondo il maresciallo Leonardi, l'assassino doveva essere del posto per conoscere bene quei luoghi. Così venne a interrogare me e la mia famiglia. Volle vedere gli indumenti che indossavo quel giorno e vide sull'orlo dei pantaloni delle strane macchie. Quelle macchie non lo convincevano. Mandò i pantaloni ad analizzare e intanto mi fermò in caserma. Il maresciallo attendeva una risposta. In quei giorni stavo impazzendo. Non riuscivo a credere a quello che mi stava capitando. Le tracce sui pantaloni dicono che erano di sangue. Così venne arrestato. In quel luglio la gente se ne stava chiusa in casa, tanto era la paura. Viste le accuse che mi erano state rivolte dal maresciallo Leonardi, il fiore degli avvocati pisani accettano di difendermi. Diaz, Picchiotti, Gelati e Gatti. E la famiglia Orlandini adesso mi era contro. Ogni tanto mio padre Attilio veniva a trovarmi e mi portava parole e lettere delle persone. Quelle parole mi davano molto coraggio. Ogni giorno i giornali parlavano di questa storia. A Natale l'agitazione era sempre tanta, ma la gente inizia a comportarsi in modo strano e cambia l'ultima deposizione di quella resa precedentemente. In quel luglio del 48, in Italia, sono anni roventi. La prima udienza era stata fissata per il 21 marzo del 49 a Pisa. Vengono ricostruiti i fatti dal giudice istruttore. Continuano gli interrogatori. Venne rinviata a giudizio e il processo fu sospeso a causa della troppa agitazione. Per quando è fissato l'atto con i tedeschi, cara? Il notaio ci ha detto entro la fine di questo mese. Dobbiamo anticiparla e fermare quel ficcanaso. Chiamo il notaio. Paul, dove stiamo andando? Andiamo a fare una visita ai parenti, amico mio. Buongiorno, signora.
Scusi il disturbo, siamo i giornalisti de Il Caso. Stiamo scrivendo un articolo sulla bella Elvira. Ne sa qualcosa lei? Ancora con questa storia? Ma volete lasciare in pace l'anima di quella povera ragazza? Si può sapere cosa volete? Volevamo soltanto avere alcune informazioni sulle famiglie che abitavano qui, gli Ancillotti e gli Orlandini. Basta! Dovete lasciarci in pace! Andatevene via! Ci avevano ben avvertito i conti. Ciao, Paul. Mi sa che ti vuole il capo. Ed oggi è più arrabbiato del solito. Permesso, capo. Allora, cosa ti avevo detto? Ma te vuoi fare sempre come ti pare. E poi c'è gente che ci telefona al giornale e mi dice che va a infastidirla. Ma chi ti credi di essere? Un agente segreto? Capo, io credo che sia giusto raccontare questa storia. Lo devi lasciare perdere. Parla con Ancillotti e fra 7 giorni mi dà l'articolo. Chiaro? Ok, capo. Come vuole lei. E non provare a prendermi in giro, se no è finito qui. Ugo ci aspetta. Dannazione! I freni non funzionano! Che vuol dire non funzionano? Vuol dire che non funzionano! Maledizione, una discesa! Ah! Ah! E questo cos'è? Non penseranno di spaventarci per così poco. Perché questo ti è sembrato poco? Gran bel guaio. Ma va? Chi pensi sia stato? Non ne ho idea. Ma senza volerlo dobbiamo aver pestato i piedi a qualcuno. Per la storia di Toiano. E perché altro? A quanto pare 60 anni non bastano per dimenticare certe storie. L'hai detto. Passami il telefono. Che vuoi fare? Chiamo un carro attrezzi e avverto Ancillotti del ritardo. Ancora quella macchina nera. E come l'altra volta è già sparita. Allora, Ugo, se la sente di continuare il racconto? Certo, ragazzi, è giusto che anche voi sappiate la mia storia. E poi un po' di compagnia e ricordi non possono farmi che bene. Dopo 3 mesi la Cassazione decise di trasferire il processo a Firenze. Così venni portato nel carcere delle Murate. In quei giorni non si parlava d'altro. C'era addirittura la fila ai chioschi per comprare il giornale. Il 1° luglio, giorno fissato per l'udienza, il cancelliere legge la sentenza di rinvio a giudizio. Ugo, imputato, premeditato. Deposizione dei testimoni, la madre di Elvira, il padre e il Vannini. È il turno della sorella Silvana, di Adriana, che cambia la versione del racconto dell'acqua alla fonte. Poi è la volta del cognato, il carbonaio Giubbolini. È il 6 luglio, quinta udienza, professore del Caspio. C'erano 2000 persone ad ascoltare l'udienza. 7 luglio, sesta udienza, in aula ci sono il maresciallo Fiorani e il maresciallo Leonardi e sulle indagini da lui svolte che è stata costruita l'accusa di Ugo. A Firenze chiedono informazioni sullo svolgere del processo. Ricordo l'esclamazione del presidente Renis: da questo banco si cerca la verità. Dove ci sono indizi univoci e concordanti, lì c'è la prova. L'avvocato Rotella chiese la pena di 18 anni. Il collegio della difesa, l'avvocato Gattai, dichiarò l'innocenza di Ugo. L'avvocato Diaz si prende con Picchiotti, così la corte fa uscire il pubblico. Diaz chiese conferma della colpevolezza di Ugo, Picchiotti.
questo processo è di cartapesta. Si vuole cercare a tutti i costi il colpevole. Tutto quello su cui si basa finora l'accusa è ridicolo. Così, andando per esclusione, dimostra che l'accusa non sta in piedi. Nel contegno di Ugo c'è la prova della sua innocenza. Come vi fosse un'ombra, un sospetto. Fermate la vostra mano, poiché commetterete il delitto più orrendo. Queste furono le ultime parole dell'avvocato Picchiotti. Fui assolto per insufficienza di prove. Ricordo che ci fu un gran clamore. Il presidente dovette suonare il campanello per 5 minuti prima che la gente si fosse calmata. Grazie, Ugo. È stato preziosissimo il suo racconto. Guarda quella macchina straniera. Fai una foto alla targa. Senti, Anagramma, trovami tutto quello che sai su questa macchina e la proprietà. Ok, Paul. Mi metto subito a lavoro. Ti faccio sapere. Sì, ma non dire niente al capo. Questa cosa non mi convince. E poi quella clausola che nel borgo gli italiani non possono entrare non mi piace. Chissà cosa diranno gli ultimi affittuari di Toiano. Caro, forse è meglio parlarne con questo giornalista. Credo proprio di sì. Pronto? Sì, buongiorno. Sono la contessa Tals. Vorrei parlare con uno dei vostri giornalisti. Salve, sono il conte Tals. Lei è mia moglie. Volevamo dirvi che stavamo concludendo un affare con una società tedesca per riservare la zona di Toiano solo a noi. Poi l'intervento del giornalista ci ha fatto ripensare. Noi non sapevamo della storia di Ugo ed Elvira. Così, anziché chiudere la zona, l'apriamo ai turisti e vogliamo rilanciare il paese facendo conoscere a tutti questa storia. Vorremmo che il giornalista fosse con noi alla villa quando disdiremo l'affare come garanzia che diciamo la verità. Bravi, buona idea. E così siete decisi a mandare tutto a monte. Perché? Mentre stavamo concludendo questa cosa, siamo stati scoperti dal giornalista, notando la nostra spia. Ci ha contattato dicendoci che avremmo fatto un grande sbaglio a chiudere la zona, perché qui nelle vicinanze fu uccisa una ragazza. Venne incolpato ingiustamente il fidanzato e il caso è rimasto irrisolto. Noi non sapevamo niente, vista la drammaticità della storia, il paese è quasi abbandonato, abbiamo deciso di aprirlo ai turisti e far sapere cosa successe rilanciando Toiano. Peccato per voi, avreste fatto un buon affare. Il passato è passato. Lasciate perdere. Dipende dal passato. Comunque io non torno indietro. Neanche noi. Ci sta bene così. Contenti voi. Arrivederci. 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 Allora, è pronto quell'articolo su Toiano? Non mi avevi detto di lasciar perdere. Allora, è pronto o non è pronto? Ho quasi finito. Bene, muoviti. Domani ne esce in prima pagina. Tenga, ce lo metta lei. È giusto che sia così. Adesso la vostra storia è uscita dall'ombra. Toiano ora è patrimonio del mondo. Già, grazie a voi. Mi ha fatto piacere conoscervi. Siete delle persone in gamba. Spero di rivedervi presto. Anche a noi, a presto. Senz'altro. A te, Elvira.